Buongiorno a tutti. Anche oggi facciamo un po' di pulizia. Oggi pulisco tutta la casa. Adesso ho messo l'aria un po' le cuscine e il mio piumone. E adesso passo dappertutto con l'aspirapolvere. Thank you.
qua e lì? Stai guardando tutti quelli che passano? Allora, spolvero dappertutto con questo qua, ho voglia di finirlo questo. Se mi chiedete se lo ricompro, non lo so. È buono, però non lo ricompro. Qua ci vuole un video a parte, perché non ricompro gli spruzzini, ma a parte scherzi. Cioè, a parte, adesso farò un video con tutti i detersivi, tutte le cose finite, così. E vi spiego anche un po' perché non compro e ne parliamo in un altro video con questa cosa qua. Intanto finiamo di spolverare. Thank you.
Thank you.
Ed eccomi qua ragazze, noi abbiamo già mangiato perché è già l'una ormai. Vi faccio vedere quello che ho ordinato su Amazon, che non c'entra niente, però vi faccio vedere. Ho comprato un paio di ciabatte di Dunlop, fatte così, con quella suola qua, tipo la Birkenstock, vedete? Sono fatte in panetto, perché le mie ormai si stanno rompendo, però aspetto che si rompano fino in fondo e dopo userò queste qua. Queste le ho pagate 17 euro. E in tantissimi mi chiedete acido citrico, come lo compro e cosa pago. Ecco, vi faccio vedere adesso quello che mi è arrivato. Allora, io ho comprato acido citrico, questo qua, e questi sono 5 kg di acido citrico e costa 29,95. Io lo uso, lo sapete, e mi trovo bene, ecco. Giustamente quelli che non hanno mai provato acido citrico, vi consiglio di provare le bustine piccoline, a vedere se vi piace, poi dopo potete ordinare, perché se non vi piace è inutile che comprate quantità industriali come faccio io, ecco, che lo uso e niente, lo provate, può darsi che non vi piace neanche, ecco, perché tutti gli usi di acido citrico ve l'avevo già fatto un video a parte, se volete vedere come lo uso c'è un video lì sotto da qualche parte, tutti gli usi di acido citrico. E niente ragazzi, continuiamo le nostre pulizie. Adesso ho anche le piatti da lavare, devo finire di pulire la cucina e poi anche il bagno, e quello che non riuscirò pulirò poi domani, ecco. Niente, continuiamo le nostre pulizie. Volevo far vedere, visto che mi è arrivato il pacco, volevo far vedere come... allora, i prezzi, guardate bene i prezzi quando comprate, perché allora questo qua costa 29,95 perché ci sono diverse. Però guardate anche la quantità, queste sono 5 kg. Altra volta avevo comprato di 2 kg, ho pagato più o meno la stessa cifra. Thank you.
Ecco ragazzi, mentre stavo lavando i piatti è arrivato un altro pacco che doveva arrivare insieme a quell'altro. Ho preso per carbonato di sodio e niente ragazze, mi sa che il prossimo video sarà su questa cosa qua, lo proviamo insieme perché secondo me no, è così, è diverso dal da bicarbonato, cioè precarbonato serve per sbiancare, bicarbonato lo usiamo perché il bicarbonato quando lo mettiamo anche non so tipo cioè abbiamo gli stracci e anche mettiamo dentro la lavatrice, lo mettiamo per ammorbidire l'acqua perché la nostra acqua è molto dura, allora si pulisce meglio, però non sbianca bicarbonato, di se non sbianca. Per carbonato dovrebbe sbiancare, l'avevo già preso una volta anni fa, però non mi ricordo neanche, e voglio vedere a modo come sbianca per carbonato, ma non lo sbianchiamo solo su, non lo usiamo solo sui vestiti per carbonato, lo usiamo anche, ho visto che si può usare anche sul WC, possiamo pulire anche il WC, tra l'altro possiamo anche provare subito. Dopo, quando abbiamo finito qua, proviamo a vedere per carbonato come pulisce anche il WC. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bene ragazzi, il mio video di oggi finisce qua e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!